O Samurai Sama, Kuyomi e Yokoso, benvenuti a Kuyomi, miei fedeli samurai e miei leali onnamusha. Io sono come sempre Alessandro e questo è Kuyomi, il canale dedicato al Giappone. Dopo qualche tempo che non mi sono fatto vedere causa imprevisti e vari problemi che non mi hanno permesso di fare video, eccomi tornato ed eccomi qua a parlarvi di nuovo della storia del Giappone. Siamo arrivati l'ultima volta a parlare del periodo Asuka e adesso introduciamo quello che è il periodo successivo, ovvero il periodo Nara. Dopo le lotte intestine tra il clan Soga e i Mononobe del periodo appunto Asuka e la rivoluzione sociale avvenuta con la riforma Taika, si giunge quindi al periodo Nara. Il nome del periodo, quindi Nara, come facilmente deducibile, deriva dall'omonima città a sud di Kyoto, che rimase capitale del regno quasi ininterrottamente poi per tutto l'VIII secolo. Il periodo Nara mirò a creare quello che viene detto Ritsuryōkoka, ovvero una nazione governata centralmente in conformità un po' con il modello della Cina, quindi un paese autocratico, incentrato sull'imperatore e sull'autorità centralizzata. A conferma di questo venne anche creato il codice Taiho, che è un codice di leggi di derivazione cinese precedentemente attuato nel periodo Asuka, che fu poi ulteriormente poi rivisto e revisionato e adattato in base alla società giapponese. Prima però di cominciare a parlare di questo periodo storico, io vi ringrazio sempre del vostro supporto che avete avuto anche in questo periodo di mia assenza e invito chi non l'avesse già fatto a iscriversi al canale, dato che questo mi aiuta molto a portare avanti il progetto Kuyomi e come sempre io di questo non posso che ringraziarvi. Arigato Samurai. Ma adesso, da tanto che non lo dicevo, adesso via con la sigla. Samurai, l'inizio del periodo Nara si identifica con lo spostamento della capitale voluto dall'imperatrice Genmei da Fujiwara Kyō alla più centrale Heijō Kyō, antico nome usato per l'odierna Nara, sito a circa 80 km a sud di Kyoto. La città venne inoltre costruita secondo il modello di Chang'an, lasciate stare la mia pronuncia, comunque una grande capitale della dinastia Tang cinese. Questo si tradusse in una città a griglia regolare, ben definita, con due metà simmetriche e abitazioni dallo stile architettonico di chiara derivazione cinese. Come sempre, la Cina era punto di riferimento in quel periodo storico per tutti i paesi vicini. La Cina non fu però fonte appunto di ispirazione solo per la città, ma divenne un punto di riferimento in ogni ambito dello sviluppo del Giappone di questo periodo. Si consideri l'adozione della scrittura attraverso gli ideogrammi, che avvenne proprio nel periodo Nara, o ancora della struttura governativa e amministrativa, oppure anche alla moda, la stessa religione buddista, introdotta appena il secolo prima. Il governo del periodo Nara si preoccupò in particolare di centralizzare il suo potere e istituire una cospicua presenza militare un po' in tutto il territorio per controllare le eventuali rivolte e al contempo mostrare la propria forza in ogni parte del regno. Questa politica non riuscì però a limitare le lotte intestine di corte, come nel caso della ribellione dei Fujiwara del 740 d.C. Eh sì, perché le lotte tra fazioni alla corte imperiale che caratterizzarono il periodo Yamato precedente continuarono anche per tutto il periodo Nara. Il potere era conteso tra i membri della famiglia imperiale, e le più influenti famiglie di corte, come appunto i Fujiwara, e i sacerdoti buddisti. All'inizio del periodo Nara, il principe Nagaya, un figlio del principe Takechi, nipote dell'imperatore Tenmu, prese il potere a corte dopo la morte di Fujiwara no Fuhito. A Fuhito succedettero ben quattro figli, Muchimaru, Umakai, Fusasaki e Maro. Questi misero poi sul trono nel 724 l'imperatore Shomu, 45esimo imperatore del Giappone, figlio dell'imperatore Mommu e di Fujiwara no Miyako, quest'ultima una delle figlie di Fujiwara no Fuhito. Era necessaria tutta questa piccola genealogia, perché poi nel 729 i Fujiwara ordinarono una congiura contro Nagaya, accusandolo di un falso crimine che gli costò la condanna a morte, o almeno la pena di morte, perché lo costrinsero in qualche modo al suicidio, così al tempo si faceva. Sua moglie, quindi la principessa Kibi, e i suoi figli, pensate, morirono con lui. Poi nel 735 una grave epidemia di vaiolo diffusa da Kyushu
decimando, pensate, il 25% della popolazione e tra loro anche tutti e quattro i fratelli Fujiwara, determinando una temporanea riduzione dell'influenza del clan nella corte. Con la loro morte, tale Tachibana Nomoroe, che apparteneva alla famiglia imperiale, assunse il controllo del governo, facendovi partecipare tale Shimotsumichi no Makibi, poi che è più famoso come Kibi no Makibi, ma comunque, e insieme a lui il monaco Genbo. Il figlio maggiore di Umakai, Fujiwara no Hirotsugu, non soddisfatto e preoccupato da questa situazione, radunò, pensate, nel 740 un esercito a Kyushu, con l'obiettivo di rimuovere Makibi e gli altri. L'imperatore Shomu nel frattempo rispose violentemente con un'armata di ben 17.000 soldati, contro, poi in realtà erano contro una piccola compagine, così infatti sconfiggendo poi in due mesi l'esercito di ribelli e uccidendo Hirotsugu. Quindi, benché l'esito degli scontri, sinceramente abbastanza scontato, tutti questi volsero al favore dell'imperatore, quest'ultimo però rimase scosso e fece spostare il palazzo imperiale ben tre volte in soli 5 anni, a partire dal 740, fino a poi a ritornare alla capitale, quindi Nara. La capitale del regno passò infatti in pochi anni da Nara a Kuni, una provincia di Yamase, poi a Namba e poi ancora a Shigaraki, zona di Omi, per poi tornare nuovamente a Nara. Quindi è vero che Nara è stato il periodo in cui, chiamato così perché quasi costantemente il palazzo imperiale e la capitale è stata là, ma ci sono stati questi cambiamenti, anche se per brevissimi tempi. L'imperatore Shomu, in tutto questo, è una figura molto importante nel panorama degli imperatori giapponesi, in particolare del periodo Nara. Era un fervente buddista e durante il suo regno fece costruire il celebre Todaiji, il tempio di legno ancora oggi più grande al mondo, dove si trova la grandissima statua in bronzo di Hachiman. Pensate anche dal 700 è ancora esistente. Comunque, oltre a queste costruzioni, fece promulgare diversi editti perché si erigessero templi in tutte le province del Giappone. Questo perché, i samurai? Perché seguiva un'ideologia chiamata Chingokoka, ovvero risolvere il disagio sociale come? Ma attraverso preghiere e cerimonie. Cosa vorrebbe il popolo se non questo, ovviamente? Infatti, non è che funzionò benissimo, perché il popolo giapponese aveva bisogno di ben altro che preghiere e luoghi di culto. La popolazione giapponese del periodo Nara viveva in uno stato di indigenza, era funestata dalle epidemie di vaiolo, vessata poi comunque delle alte tassazioni del governo. Il mondo non cambia, è sempre la solita situazione. Intanto, nel lusso però della corte imperiale, ovviamente continuavano le lotte di potere con protagonisti sempre i Fujiwara. E proprio tale Fujiwara no Nakamaro, il figlio di Muchimaro, riuscì a guadagnarsi la fiducia dell'imperatrice Komio, accumulando potere e assumendo nel 755 il controllo del governo e spodestando poi nel 57 Tachibana no Naramaru, figlio di Moroe. Inoltre Nakamaru utilizzò l'imperatore Junin come una vera e propria marionetta per ottenere il potere e promuovere un'amministrazione di tipo cinese basata sul confucianesimo o neoconfucianesimo. Presto entrò in scena in tutto questo il monaco Dokyo, che nel mentre era riuscito a conquistare il favore dell'imperatrice emerita, che si chiamava Koken. Nakamaru però iniziò una rivolta proprio per rimuovere Dokyo e nel 764 appunto provò a spodestarlo o provò a far diminuire la sua influenza, ma fu sconfitto e dopo perse anche la vita, quindi fallito. L'imperatore Junin fu così destituito e esiliato ad Awaji. Il potere di Dokyo continuò a crescere negli anni, soprattutto con l'appoggio dell'imperatrice Koken, arrivando addirittura a divenire gran ministro di Stato e maestro del buddismo Zen. Proprio a questa importante figura storica è legata la costruzione del celebre tempio di Sadaiji di Nara. La sua ascesa però subì un forte arresto con la morte dell'imperatrice che lo appoggiava e quindi faceva di tutto perché lui facesse strada e scalasse la piramide sociale, la piramide della corte. Infatti pensate che aveva anche provato, l'imperatrice intendo, a farlo salire al trono imperiale. Ovviamente osteggiato dal solito clan Fujiwara non ci riuscì. Nel 781 salì al potere invece l'imperatore Kanmu,
che alla fine di liberarsi dalla pressione del sempre più potente clero fece costruire nel 784 una nuova capitale a Nagaoka nella provincia di Yamashiro. Dopo però l'assassino di Fujiwara no Tanetsugu, un responsabile della sua costruzione, e soprattutto un altro evento importante che fu l'arresto del principe imperiale tale Sawara, fratello minore dell'imperatore Kammu, nel 794 avvenne un evento particolarmente importante, perché fu costruita, poi quindi trasferita, una nuova capitale, chiamata Heian-kyō. Heian-kyō, nome antico di Kyoto, trasferimento che quindi segnò la fine, per gli storici, del periodo Nara e l'inizio del lungo periodo Heian, di cui parleremo sicuramente in futuro. Il periodo Nara, miei samurai, fu particolarmente importante in ambito letterario, perché vide la compilazione dei primi libri considerati sacri per la tradizione shintoista e per la stesura di importantissimi testi letterari. Oltre a questi testi, furono anche redatti dei registri provinciali, chiamati Fudoki, oggi preziosissimi perché sono dei resoconti della cultura provinciale, della geografia e dell'antica tradizione orale, presentati poi ai monarchi giapponesi del tempo, in cui quindi erano dei testi dove si descriveva quello che accadeva nell'impero, nel regno. Quindi oggi quelli che ci sono arrivati sono per noi preziosissimi, che ci danno informazioni utilissime. Poi nel 712, importantissimo, l'ho accennato già in video passati, venne terminato il Kojiki, letteralmente vecchie cose scritte, quindi è un insieme di miti, tradizioni e storie che ripercorrono la mitologia giapponese dalla nascita del Giappone sino all'ascesa del potere della principessa Suiko nel 592. Se avete curiosità di come è nato il Giappone secondo la mitologia giapponese, vi lascio il video che avevo fatto qualche tempo fa. Il Kojiki rappresenta il primo testo scritto poi in lingua giapponese a noi pervenuto, è quindi un'importante fonte di notizie e cronache del tempo. Fu scritto da O no Yasumaru per potere dell'imperatore Tenmu, con l'obiettivo di dare origine divina alla dinastia imperiale e rafforzare così il proprio potere, in qualche modo equipararlo alla dinastia cinese. La particolarità di questo testo è il suo stile di scrittura unico, uno dei primi esperimenti di scrittura in lingua giapponese. Venne scritto in lingua appunto giapponese utilizzando gli ideogrammi cinesi, ma alternando lettura dei caratteri sia cinese, quindi la onyomi, e quella giapponese, quindi la kunyomi, una vera e propria sperimentazione linguistica. Poi nel 700 invece 20, qualche anno dopo, venne poi redatto il secondo libro sacro, che è il Nihongi, chiamato anche Nihonshoki, costituito da 20 volumi nel quale è presente l'intera genealogia imperiale. Testo racchiude sia una parte mitologica, simile a quella del Kojiki, e ripercorre le cronache del tempo sino all'imperatore Jito, quindi fino al 686-697, questo è il periodo dell'imperatore Jito. A differenza però del primo, quindi del Kojiki, il Nihongi è proscritto in cinese antico e segue un ordine cronologico degli eventi sullo stile cinese. Il sacro testo rappresenta anche il primo di un corpus di 6 storie del Giappone che viene chiamato Rikkokushi. Poi al periodo Nara si ascrivono anche numerose raccolte di poesie, ovvero le waka, di ispirazione cinese, come il Kaifusou ed il celebre Manyoshu. In particolare proprio nel Manyoshu è possibile riscontrare versi che trattano tanto i temi aulici della poesia classica quanto storie di soldati o contadini comuni. Il Manyoshu, letteralmente racconto delle 10.000 foglie, è largamente considerato come la raccolta poetica più celebre, il capolavoro indiscusso della letteratura giapponese, dove viene utilizzato per esempio il manyogana, una forma di scrittura giapponese che combina le letture onne e quelle kun dei caratteri cinesi, comunque una forma di scrittura particolare. Durante poi l'intero periodo Nara, la religione buddista non divenne mai la religione di Stato, ma la sua presenza all'interno della corte influenzò profondamente le decisioni governative e di riflesso la società giapponese. In questo secolo furono costruiti i maggiori e più antichi templi giapponesi, che ancora oggi sono presenti, e cominciò lentamente il processo di commistione tra le credenze pagane shintoiste, quantomeno quelle del Koshinto, l'antico shintoismo, e quelle del nuovo credo attraverso un processo di contaminazione che poi prenderà il nome di Shimbutsu Shugo, e continuerà fino alla fine del periodo Edo, quindi fino al 1868.
Anche l'arte del periodo Nara venne influenzata poi dal buddismo e molte opere d'arte giapponesi e tesori importati da altri paesi durante l'epoca degli imperatori Shomu e Shotoku in particolare sono archiviati nello Shosoin, quindi nel tempio di Todaiji. Sono chiamati tesori di Shosoin, infatti, e illustrano la cultura cosmopolita, nota poi agli storici come cultura Tempio, perché Tempio rappresenta questo periodo storico degli imperatori. I tesori importati mostrano le influenze culturali delle aree della Via della Seta, tra cui Cina, Corea, India, ma anche dell'Impero Islamico. Lo Shosoin conserva più di 10.000 documenti cartacei, detti documenti appunto Shosoin. Inoltre, le relazioni internazionali con Corea, soprattutto Cina, furono anche queste influenzate fortemente dal buddismo. Ogni 20 anni venivano ad esempio inviati scolari, diplomatici o monaci nella Terra del Dragone proprio per apprendere e approfondirne lo studio. Sul fronte coreano, le relazioni invece con il regno di Silla furono inizialmente pacifiche, ma poi l'ascesa, questo periodo dei Bache, o come si pronuncia non lo so, Kedovenia, a nord di Silla ne destabilizzò le relazioni. Proprio nel 728 Valery, o Bache, inviò la sua prima missione a Nara, che li accolse come stato successore dei Goguryeo, con cui il Giappone era stato alleato fino all'unificazione dei tre regni di Corea, quindi che era stata fatta da parte di Silla. Miei samurai, questo è un video riassuntivo, possiamo dire, di tutto quello che è avvenuto durante questo relativamente breve periodo di circa 100 anni, che è quindi tutto il 700 d.C., che rappresenta proprio il periodo Nara. E in questo video quindi giunge a conclusione. Io vi ringrazio, come sempre, per essere stati in mia compagnia, mi scuso per la lunga assenza, e purtroppo non credo che riuscirò a fare tanti video come prima, quindi aspettatevi sempre che siano abbastanza dilazionati. Io punto a farne almeno uno al mese adesso, ma come vedete, se mi seguite su Instagram, soprattutto su Facebook o su TikTok, vedete che comunque delle pillole ci sono sempre e le faccio quasi giornalmente, quanto 3-4 a settimana riesco a farle uscire. Comunque vi ringrazio ancora per essere stati con me fino adesso, e se vorrete ci vediamo al prossimo video, e iscrivetevi al canale, ve lo ricordo, Matane Samurai.